Vogliamo parlare del nuovo regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi e dell'ufficio stampa che erano previsti al punto 11 dell'ordine del giorno? Nella seduta consiliare di venerdì abbiamo tra l'altro dovuto acconsentire alla richiesta che è pervenuta dalla maggioranza di rinviare il punto, di rinviare l'argomento relativo alla nuova organizzazione degli uffici e servizi. In quanto eravamo presentatori di emendamenti, abbiamo visto che vi era una certa difficoltà al rilascio dei pareri sul primo dei diversi emendamenti che noi, e quindi delle modifiche che noi abbiamo intenzione di presentare al testo originario della proposta. Sulla struttura comunale, quindi sul personale, noi riteniamo che la struttura comunale sia impostata e gestita non in modo eccellente, direi sia gestita abbastanza male, senza criteri di efficienza, senza criteri di economicità, soprattutto senza seri controlli sul merito delle prestazioni, dei dirigenti, sulla produttività e, probabilmente con una asettica e superficiale, per riallacciarci a discorsi precedenti, con una asettica e superficiale valutazione dei funzionari che vengono, valutati appunto, in modo molto, molto, superficiale, quasi, regalando le laude indennità che conosciamo tutti. Quello che viene proposto oggi dall'amministrazione Mancuso è in sostanza l'adeguamento alla riforma Brunetta e quindi ai criteri di trasparenza, ai criteri di meritocrazia, ai criteri di snellimento della struttura amministrativa per appunto andare incontro alle esigenze del cittadino, che molto spesso è vittima di una burocrazia troppo complessa, troppo articolata, che non rende affatto un buon servizio. Riteniamo però che la proposta dell'amministrazione vada migliorata perché non va completamente nella direzione di una maggiore efficienza, in quanto con la previsione che ci è stata confermata di istituire 10 aree funzionali in un comune per il quale gli esperti hanno suggerito per tutta una serie di ragionamenti, compreso il numero dei dipendenti, compreso diciamo, il numero di abitanti, gli esperti hanno suggerito un numero massimo di aree funzionali che diciamo, non superi le quattro aree e quindi quella che ci viene proposta non riteniamo sia una scelta fatta in nome della semplificazione, ma come obiettivo, come risultato, quello di creare troppi centri di responsabilità che rischiano di diventare dei centri di potere, quindi dei piccoli feudi in cui il dirigente o funzionario che dir si voglia diventa il feudatario e che diciamo sono alla fine difficilmente gestibili anche dal punto di vista politico. Sulla questione dell'ufficio stampa che ha riguardato il nostro primo emendamento, è chiaro che non si tratta di una scelta quella di istituire o meno l'ufficio stampa, in quanto rappresenta un obbligo di legge per il quale tra l'altro il nostro comune è stato più volte diffidato, addirittura mi sembra che l'assessorato regionale competente, retto dall'assessore Chinnici, addirittura abbia intenzione di commissariare quei comuni che si dimostreranno comunque inadempienti. Quello che deve essere chiaro è che non trattandosi l'ufficio stampa, non trattandosi di una figura fiduciaria dell'organo politico, ma di una ulteriore articolazione della pianta organica che è prevista dalla legge e quindi a servizio del cittadino, va soggettata alle norme vigenti in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione e quindi mi riferisco alle procedure concorsuali o nell'impossibilità di indire concorsi come è il caso del comune di Santa Cata Militello che ovviamente non può, andrebbe a sforare quello che è il patto di stabilità, in questo caso con il ricorso a forme di lavoro alternative, a forme di lavoro flessibili che debbono però sempre rispettare i principi fondamentali di trasparenza, di evidenza pubblica, il possesso di determinati requisiti, quindi di specializzazione, di maturata esperienza
nel settore giornalistico, rispettando nel caso di selezioni di forme di lavoro flessibile, rispettando principi di imparzialità, principi di merito, per evitare che si possa cucire addosso un bando a candidati che già sono stati designati a monte. È chiaro inoltre che la funzione dell'ufficio stampa è quella di assicurare e di garantire un'informazione di qualità, un'informazione che sia terza rispetto al cittadino, e non quella di curare la comunicazione dell'organo politico, perché questa funzione è diciamo di pertinenza di altre figure, come quella del portavoce, che diversamente dall'ufficio stampa è una figura fiduciaria del vertice politico e risponde direttamente a questo.